Ok, perfetto, ci siamo. Allora, buongiorno, benvenute a tutti. Siamo alla terza lezione del modulo di antropologia culturale, il modulo A. Allora, il titolo della lezione avrebbe dovuto essere La cultura come immaginazione, cioè introduzione alla funzione simbolica. Ma ho ancora talmente tante cose da dirvi che vediamo se riuscirò almeno ad introdurlo questo tema, e oggi ci concentriamo su un titolo così che potrebbe essere Che cosa vuol dire che è appresa? Abbiamo detto, ci stiamo concentrando a lungo, no? Sul fatto che la cultura è appresa, è un sapere di tipo appreso. L'abbiamo contrapposto al sapere innato, ma abbiamo detto appunto che anche gli animali hanno una cultura, hanno un sapere appreso, gli esseri umani però hanno sviluppato questa dimensione in maniera più intensiva e soprattutto hanno lavorato sulla consapevolezza di questo apprendimento. C'è posto in prima fila. L'abbiamo riservato per lei. C'eravamo, non so dove tirare attaccare il registratore. L'abbiamo concluso ieri dicendo che questo apprendimento, no, è fragile e flessibile, cioè la cultura appresa in questo modo è un sapere molto flessibile perché si adatta molto più rapidamente, no? Abbiamo fatto l'esempio delle api e dei cacciatori di conigli, oppure l'esempio se l'antropologia si trasmettesse per via genetica, io avrei fatto tre antropologi. Invece, per fortuna, si trasmette per via culturale e posso dire di avere ormai diverse migliaia di persone che hanno imparato un pochino di antropologia con le mie lezioni. Ok? Quindi vedete come è molto più. Per quello gli animali molto più sono bassi di livello e più devono fare un numero alto di una prole alta. Perché lì si va sulla statistica, si spera che qualcuno sopravviva e recepisca questa quota di informazione necessaria, mentre un essere umano fa quattro figli, ha voglia lì a trasmettere, insomma, tutta la vita. Ok? Quindi è uno dei motivi per cui più si sale sulla scala evolutiva, cioè più ci si appoggia al sapere trasmesso e più si può ridurre il numero di figli, sostanzialmente. Ok? Sulla fragilità volevo farvi vedere un paio di minuti di questo video. È un video che avete anche nella vostra cartella studenti, non so perché sia finito lì, poi vabbè, comunque dovrebbe esserci anche sul canale YouTube, man mano lo ricarico, sul canale YouTube sto mettendo le lezioni e cerco anche di mettere un po' dei video che raccolgo, o comunque sono linkati, altri video extra, sono linkati nei commento alla lezione che trovate prima del video della lezione sui miei post sul blog. Sul blog c'è una specie di riassunto con alcuni link, alcuni che non posso riprendere, ma che secondo me vale veramente la pena che vediate. Quindi questo video lo trovate anche nella cartella, due persone sono state in sala d'attesa. Questo video è difficile così, perdo il filo costantemente. Questo video parla di, lo vediamo rapidamente, non ci metto neanche l'audio, tanto è in inglese e ci vediamo i sottotitoli. Vediamo se posso condividerlo almeno con gli studenti che sono collegati sulla. Condividi contenuto. Ok, penso che lo vediate anche voi. Dunque, vediamo qualche minuto. L'Olanda è il paese con il più alto numero di ciclisti del mondo.
ma è anche il posto più sicuro nel mondo per andare in bici. Questo è in gran parte dovuto alle perfette infrastrutture ciclabili presenti in tutto il paese. Come sono riusciti gli olandesi a costruire questa rete? Alcuni, tra i quali anche molti olandesi, pensano che sia sempre esistita. Ciò è vero solo in parte. Eccolo qua. C'erano piste ciclabili anche negli anni 30-40, ma erano completamente differenti da oggi, no? Vedete, sono delle corsie strette, malamente asfaltate, pericolose e interrotte agli incroci e tra di loro. Le piste ciclabili non erano davvero necessarie, le biciclette erano da lungo più numerose di tutto il resto del traffico. Dopo la seconda guerra mondiale tutto cambiò. Gli olandesi dovettero ricostruire il paese e divennero incredibilmente ricchi. Dal 48 al 62 i redditi medi aumentarono del 44%. E nel 70 l'aumento toccò il 222%. La gente poteva ormai permettersi. Dal 57 entrano le auto, no? La circolazione delle auto aumenta tantissimo. In città e nelle parti antiche non erano state pensate le corsie per le auto, così molti edifici vennero demoliti per far spazio alle automobili. Anche alcune delle vecchie infrastrutture ciclabili vennero rimosse. Le piazze vennero trasformate in parcheggi, ne sappiamo qualcosa, no? Noi romani. E i nuovi insediamenti vennero serviti da strade larghissime adatte al traffico motore, questo soltanto per la Monaco, lo sanno. Le distanze quotidiane percorse crebbero dai 3 km del 57 ai 23 km del 75. Ma questo progresso aveva un costo terribile. Il ciclismo venne ignorato, diminuendo al tasso del 6% l'anno. Solo nel 71 ci furono 3.300 morti, più di 400 vittime, bambini minori di 14 anni. La strage di bambini portò la gente nelle piazze a protestare. Fermate l'assassinio di bambini, chiedevano strade più sicure per bambini, pedoni e ciclisti. Questa richiesta venne ascoltata e così via. Nel 73, durante la prima crisi petrolifera che bloccò il paese, l'allora primo ministro olandese disse alla gente che quella crisi avrebbe cambiato la vita, che dovevano cambiare abitudini per essere meno dipendenti dall'energia, ma che questo era possibile senza ridurre la qualità della vita. Le politiche di stimolo all'uso della bici si collocavano perfettamente in questo quadro. Le domeniche a piedi per risparmiare greggio ricordavano alle persone come sembravano le città senza autocircolazione. In questo periodo vanno pedonalizzati i primi centri storici e ci interrompiamo qua, diciamo, perché il tempo è veramente corto. Ci interrompiamo qua perché vogliamo. Che è successo? Io vorrei uscire da questa cosa qua. Stacchiamo anche questo, che non ci serve più questa mattina, forse ci servirà più tardi. Adesso, qual è il senso di sta roba? Il senso è che vedete un comportamento sicuramente virtuoso, che oggi consideriamo invidiabile, evitabile. Noi romani, sono veneziano, sono romano purtroppo, diciamo, di vita, e troviamo particolarmente, appunto, molti di noi apprezzo, ma chi va in giro in macchina un po' meno, so che c'è questa lotta sempre, neanche tanto sotterranea, no? A Roma, tra ciclisti e automobilisti, cioè, del nostro caso, è una lotta molto dura purtroppo, che a discapito. Io sono venuto da Roma con la bicicletta, abitavo San Giovanni, lavoravo lì vicino, insomma, e dopo un paio di mesi ci ho rinunciato, ho troppa paura. La patente l'ho fatta a Roma, quando vivevo tra Venezia e Mestre non avevo la macchina, non mi serviva.
per dire so cosa vuol dire andare in bici, so qual è l'utilità. Ecco, però quello che conta è che questa generazione che si è formata quindi dagli anni 70 di fatto, nati negli anni 50, adolescenti nati negli anni 50, che adesso stanno andando in pensione, hanno bisogno di trasmettere questa conoscenza. Soprattutto con l'arrivo delle auto elettriche c'è stato un forte movimento a che fosse permesso anche nei centri storici, anche nel centro storico di Amsterdam e di Rotterdam, di poter utilizzare mezzi di trasporto elettrico, che stanno ovviamente riducendo l'uso della bicicletta. Non è che perché uno ha capito cosa sto dicendo. Stiamo dicendo che non è perché uno è olandese la bicicletta ce l'ha nel DNA, come si dice un'espressione terribile. No, l'ha imparata a usare. E come l'ha imparata? Se non si trasmette, la perde questa abitudine. L'habitus è una cosa che è una caratteristica dell'uomo, cioè parleremo un attimo di Pierre Bourdieu, un grande sociologo, antropologo e filosofo francese che ha utilizzato in maniera sistematica l'habitus con l'H, no? La parola latina. L'habitus è chiaramente una disposizione che gli uomini acquisiscono, la metafora è quella dell'abito, no? Una cosa che si mette sopra la propria natura, ma abbiamo visto che gli esseri umani sono molto in grado di incorporare questo habitus, ok? Farlo diventare una loro natura, ma non sono tanto in grado di trasmetterlo biologicamente questo habitus, quella è la fregatura. Uno lo può sentire esattamente suo proprio. Io, il mio accento è mio. I miei figli nati a Roma hanno l'accento romano e non sanno il veneziano, con il mio grande dispiacere, ovviamente, no? Ma non è che siccome io sono veneziano e la prima lingua mia è stata il veneziano, allora automaticamente i miei figli, no, sono cresciuti qua, nati qua e parlano con le doppie romane, non con le doppie venete. Ok? Quindi questa fragilità costitutiva del sapere dipende dal suo modo di trasmissione, dipende dal fatto che è appreso. Fondamentale, punto essenziale. Ora dobbiamo andare un po' più dentro e capire che cos'è questo apprendimento. E qua tocca parlare di Gigi D'Alessio, come vi avevo promesso. Però prima un po' di Clifford Geertz. Allora, voi avete la lista delle letture, ce l'avete tutti, no? Avete visto che le letture sono numerate in sequenza? C'è scritto a quali lezioni corrispondono. Stiamo un po'. No, precisamente c'è scritto. Nel senso, il problema è che non ne parliamo in sequenza lezioni. A lezione saltabecchiamo, ma diciamo dentro questa fascia che si chiama lezione 1-4, quelli sono i 5 testi che avete da leggere. Ok? Non ne parliamo in maniera appunto. Ma su quello sono stato chiaro fin dall'inizio. Alcune lezioni saranno su questo testo. Alcune lezioni sono su cose che non ci sono minimamente, alcune lezioni pescheranno un po' qua, un po' là, ma dovete sempre combinare lo studio dei testi con gli appunti delle lezioni. Non c'è via di scampo con il mio corso, ve l'ho sempre detto, sono tutti frequentati. Vi piaccia o no, veleni ve lo cuccate. Lo so che tanti che palle questo e mi leggo, mi studio libri, non funziona così, non ce la fate, non passate l'esame. Ok? Poi perché è l'unico modo che ha per tenervi, perché penso che l'insegnamento, l'apprendimento non possa essere semplicemente autonomo. Io non credo ai non frequentanti, già. Cioè nel senso che non è che basta gli dai il libro in più, sapere non passa così. Quella è un'autoproduzione autonoma, il sapere si trasmette così a lezione, guardandosi negli occhi, non so come si faccia più sui poracci di Teams. Cosa vedete voi? La testa mozzata, ma è così. Ammetti che c'è ancora gente. Allora, quindi prima di parlare di Gigi D'Alessio, cioè di parlare dei gusti e di come siano appresi i gusti, cioè vorrei
questa lezione, almeno questo facciamolo in maniera sistematica, ok? Il sapere è appreso, ma è appreso in vari modi. Parleremo di sapere formale e informale, linguistico e corporeo, e alto e basso, cultura alta e cultura bassa. Incrociamo queste cose qua, ok? Prima però vi devo un po', questo sì, guidare nella lettura del saggio L'impatto del concetto di cultura sul concetto di uomo. Saggio di Clifford Geertz, è il primo saggio che leggete di questo autore, un autore molto importante nella storia dell'antropologia del secondo dopoguerra. La pronuncia sempre, lui dice si pronuncia la tedesca, perché era di origine tedesca, no? Quindi dovrebbe essere Geertz, qualcosa del genere. No? Il saggio è molto importante perché si confronta con quello che stava succedendo in quegli anni, anche con le cose che abbiamo visto le volte scorse, cioè col fatto che ci si cominciava a rendere conto che la cultura non era un prodotto che l'uomo aveva inventato, ma era la causa della produzione dell'umanità. Non è che appunto era arrivato l'uomo biologicamente perfetto, con i due emisferi perfettamente lateralizzati, con le funzioni corticali superiori sviluppate, con la modificazione dell'apparato fonatorio a seguito della postura retta che aveva liberato alcuni muscoli. Non è che prima è arrivato l'uomo, l'Homo sapiens sapiens, e poi ha cominciato a fare la cultura. No. C'era stato milioni di anni prima l'Homo erectus, l'Homo habilis, e tutta la linea evolutiva con diversi rami morti, perduti, con rami paralleli. E sapete, per alcune decine di migliaia di anni abbiamo convissuto con un'altra specie, il Neanderthal. Il Neanderthal era effettivamente un altro uomo, ma di un'altra specie, una cosa che nessuno di noi ha memoria. Cioè il razzismo è la pretesa che dentro la specie ci siano delle caratteristiche uniformi ed omogenee. È falso. È falso. Ma come tra i canidi esistono diversi, no, come tra i, diciamo, i felini esistono i leoni, le tigri e i gatti, queste sono specie diverse. Ok? Così c'è stato un periodo che più di una specie umana conviveva sul pianeta, ok? In alcuni casi anche negli stessi spazi in competizione. È probabile che Neanderthal l'abbiamo fatto fuori noi, ok? Ma il Neanderthal parlava, il Neanderthal aveva un sistema simbolico complesso, il Neanderthal costruiva strumenti complessi. Neanderthal è probabile che avesse qualche forma di credenza religiosa. Fa impressione pensare a quello che c'è un'altra specie, no? Che ha avuto prerogative che consideriamo tipicamente umane. E quindi questo saggio del 1966 dice: ok, ma se prendiamo questo concetto di cultura come sapere appreso e trasmesso alle generazioni successive e incorporato, che conseguenza ha sul concetto di uomo? Conseguenza enorme, dice, perché la cultura come oggetto di studio nasce proprio per contestare l'idea che sia possibile concepire, come facevano gli illuministi, una natura umana privata di quei vestiti culturali. Voi sapete, il modello tipico dell'illuminismo è: l'uomo è per natura X, Rousseau dice buono, no? Altri hanno detto, dicevano malvagio, ma è per natura, è così, e poi la società lo riveste di abiti culturali. Come vedete, è una concezione stratigrafica, dice Geertz. Ci sarebbe una base biologica che darebbe vita a uno strato psicologico
che produrrebbe un effetto, un'interazione sociale che si proietterebbe in un universo simbolico culturale. Vedete, una torta a strati. Okay. La cultura, cioè la dimensione simbolica, sarebbe la glassa, dice in un altro saggio, qui, una specie di copertura, no? Che terrebbe al massimo compattata assieme questa natura umana fatta di componente biologica, componente quindi psicologica, che è derivata direttamente da quella biologia. Invece abbiamo visto, no, che il cervello dipende dall'interazione con l'ambiente. Vi ricordate i tassisti, l'articolo sui tassisti? La forma si può misurare, quindi dipende dagli stimoli ricevuti dall'ambiente. Quindi non è vero che la biologia determina la psicologia, perché se tu sei uno che si sa orientare bene, sei uno sicuro di te nello spazio, lo potrebbe dire, beh, questa è una tua caratteristica psicologica che dipende dal fatto che tu hai naturalmente quella dotazione biologica. No! Ecco il trucco, ecco come si può dire il disvelamento della rilevanza della cultura. Non è vero che c'è una base biologica data su cui, cioè che produce, a seconda di come è impostata, una specie di hardware, no? Se c'è fatto il collegamento qui, allora ci avrai quel tipo di software, se c'è fatto il collegamento lì, avrai quell'altro tipo di software. Non funziona così. È quasi, o comunque c'è una costante retroazione tra l'appartenere per esempio a certi gruppi sociali e sviluppare certe pratiche di interazione, anche psicologiche, certi caratteri, che come capite non sono caratteri soltanto perché uno ha quel modo di vedere, ma uno ha anche quel modo di collegare i neuroni del cervello e di collegare certi pezzi del cervello a certe parti del corpo. Il bambino che viene allevato in un modo o nell'altro, ma allevato vuol dire che se viene tenuto a pancia in su o a pancia in giù, se gli si parla a un certo numero di decibel o sopra quei decibel o sotto quei decibel, questo vuol dire l'interazione. Sono tutte variabili, rilassate, non le possiamo controllare, cioè nel senso che non è che possiamo imporci, allora scegliamo quali, no, siamo dentro, adesso lo vedremo un'altra bellissima metafora, siamo dentro questo flogisto, questo mezzo ambiente che chiamiamo cultura, di cui tante volte, il più delle volte, non ci accorgiamo, ci passa davanti agli occhi senza che lo cogliamo, ma lavora sul nostro corpo, sulla nostra psiche, sulla nostra organizzazione sociale e sulla nostra organizzazione simbolica. Questo si dice Keats in questo saggio, sostanzialmente, ok? Alla concezione stratigrafica dobbiamo invece contrapporre, tipica dell'illuminismo, dobbiamo contrapporre la concezione, se volete, romantica di questo impasto tra uomo e natura, tra uomo e ambiente, tra uomo e società. Allora, lui fa l'esempio, no? Un brano di uno storico che descrive l'illuminismo. Lo scenario in tempi e luoghi diversi è alterato, gli attori cambiano le vesti e l'aspetto, ma i loro moti interiori sorgono dagli stessi desideri e passioni umane e producono i loro effetti nelle vicissitudini dei regni e dei popoli. Vedete? Cioè, che cosa sarebbe la cultura? Sarebbe nient'altro che un diverso palcoscenico. L'attore umano può recitare diverse parti nel diverso palcoscenico, ma quando è nel camerino, si toglie il trucco, rimane. Il problema che l'antropologia ha scoperto è che non c'è il camerino, non c'è un posto da cui ci possiamo, non c'è un posto dove possiamo accedere chiamandoci fuori dalla nostra specifica condizione umana. Non è che se io non parlavo con l'accento veneto parlavo l'italiano standard. Se nessuno mi avesse insegnato a parlare, io sarei stato una persona
una persona, boh, è una persona, non lo so, sarei stato un essere umano con delle enormi limitazioni. Lo vedete? Sarei stato, se ognuno di noi non apprendesse quella cosa specifica, Geertz dice, la cosa incredibile degli esseri umani è che hanno la potenzialità di diventare un sacco di cose, no? Se a me mi avessero fatto crescere in Cina, io parlerei il cinese mandarino o quella variante del cinese che avrei imparato. Ma pur avendo questa enorme potenzialità, finiamo per vivere una sola di vita. Quello che è interessante è capire come ci incastriamo lì dentro, e il più delle volte, se proprio non vogliamo fare gli antropologi, la cosa ci va anche bene, non ci stiamo a riflettere tanto. Sapete, la battuta era che chi sta male con se stesso, questo lo diceva questo Margaret Mead, credo, chi sta male con se stesso tende a studiare psicologia. Chi sta male nella propria società, nel proprio ambiente sociale, tende a studiare sociologia. Se uno sta male con se stesso e anche nel proprio ambiente sociale, tende a fare antropologo. Per fargli capire il livello di soddisfazione personale che uno ricava. Non è vero, cioè, è vero, posso dire che è abbastanza, perché che spesso siamo eccentrici, il che non vuol dire che siamo migliori o peggiori, quello assolutamente non credo proprio. Siamo, da quel punto di vista, siamo banalissimamente umani come tutti, Però che uno abbia voglia di rompersi le scatole a cercare di capire certi meccanismi, questo è veramente nuotare controcorrente. L'inerzia culturale, siamo animali pigri, proprio perché abbiamo bisogno di selezionare entro una serie di stimoli inconcepibilmente complessa, no? Vi ricordate, lo scarafaggio esce fuori e sa già cosa fare. L'ape nasce e non c'ha bisogno di fare niente. Noi nasciamo, oddio, ma cosa farò da grande? Cosa faccio nei prossimi 5 mesi? Perché a parte succhiare, che è un riflesso condizionato molto attivo del bambino piccolo, almeno per i primi 10 giorni, a parte la suzione, cosa sa fare il bambino? Sa piangere quando sente uno stimolo fastidioso e si addormenta quando sta più o meno bene, basta, non sa fare niente. Non sa vedere, non sa neanche deglutire, perché appunto, sapete, proprio dobbiamo insegnare un bambino a mangiare le prime pappette, è un casino, per non parlare poi di quello che fa da quelle parti sotto, diciamo, no? È una specie di roba che sbrodola, che sbava, che e tutto il lavoro di civilizzazione, dice Roberto Elias, è una specie di, è insegnargli a contenersi. A contenersi, questo è la cultura. Perché di per sé il bambino è una specie di, è una meba. Che quello che facciamo è proprio quello. È proprio, cioè, poi lo vedremo, ce lo racconterà Yuval Harari, uno storico. E siamo la specie, siamo fantozzi del mondo animale, come specie. È quando acquisiamo questi strumenti, quando impariamo a cooperare, che allora ci diamo la pista a tutti. Ma se no, presi uno per uno, non valiamo niente, non valiamo letteralmente niente. Quindi la cultura fa questo lavoro di entrare in profondità nel nostro corpo, nella nostra psiche, nella nostra biologia, e ci fa umani. Quindi questa immagine che l'uomo sarebbe una specie di attore naturale che entra ed esce da vari palcoscenici, poi lui si è abituato al suo palcoscenico francese, al suo palcoscenico 88, al suo palcoscenico romano. Ma se gli togliessi quello, no, non c'è niente. Se togli quello non ti resta niente. Il guaio con questo tipo di concezione, a parte che suona comica venendo da una persona profondamente inglese come Johnson o francese come Racine, è che l'immagine di una natura umana costante, indipendente da tempo, luogo e circostanze, dagli studi e dalle professioni, dalle mode passeggere e dalle opinioni temporanee, è forse nel 1866, poi 10 anni dopo l'avrebbe tolto Geertz, è un'illusione, e ciò che l'uomo è può intrecciarsi talmente con il luogo in cui si trova,
con la sua identità locale e con le sue credenze, da diventarne inseparabile. È proprio l'antropologia moderna è salda nella convinzione che uomini non modificati dalle usanze di luoghi particolari non esistono, non sono mai esistiti e, cosa assai importante, non potrebbero esistere per la natura stessa del caso. Non esiste, eccolo qua, né può esistere un retroscena, no, il camerino, dove si possa andare a gettare un'occhiata agli attori, no, come persone vere che si aggirano con i loro abiti di strada. Porto in prima fila qua. Ma in effetti quando passate davanti alla camera lo vedete lì. Estraniati dalla loro professione, mentre esibiscono con franchezza priva di artifici i loro spontanei desideri e le loro sincere passioni. Possono cambiare la parte, lo stile di recitazione, anche il dramma in cui recitano, ma, come osservò Shakespeare stesso, stanno sempre recitando. E questo riportiamolo per un attimo a quello che dicevamo sulla questione della parte dell'identità. Ricordate, sapere che c'è questo lavoro costante di interazione tra quello che noi siamo fisicamente a un certo punto e quello che viviamo socialmente e culturalmente, è importante a farci ricordare che noi non siamo semplicemente quello che vogliamo essere. Cioè questa recitare non è una recita interamente libera, non è un'improvvisazione. Abbiamo perlomeno dei canovacci molto rigorosi, quando addirittura non abbiamo delle sceneggiature battuta per battuta. Pensate alla costruzione della maschilità e della femminilità, ok? Però questo è ormai un po' senso comune, sappiamo che in un certo senso c'è una costruzione alla femminilità, c'è una costruzione alla maschilità. Però come antropologi non possiamo non essere provocatori e dire che se è vero che si impara a essere maschi, che si imparano a gestire alcune azioni che corrispondono a quello che in quella società tu hai imparato a considerare come tipicamente maschile, si imparano a gestire alcune azioni e sentimenti e stati d'animo che in quella società ci è stato detto che corrispondono al tipicamente femminile. Ok? D'accordo su questo? Due conseguenze però. Questo non ci deve far credere che quella costruzione sia totalmente costretta, e soprattutto non ci deve far credere che allora altre forme di identità sessuale o di genere siano invece più spontanee. Io appunto lo dico intenzionalmente, anche ad essere trans, anche ad essere gender fluid si impara, non abbiamo via di scampo su questo. Che quello che siamo di fatto in grandissima parte lo impariamo. Non vuol dire che non abbiamo un corpo, l'abbiamo detto, no, e lo ridico, non vuol dire che non ci sia una componente biologica forte, ma questa componente è per forza addestrata, attivata, è come la postura eretta, ve l'ho detto, se un bambino non gli insegni prima dei 3 anni a camminare, non camminerà mai. Ah, ma cos'era? Era innato che lui fosse un quadrupede? No, è innato che sia bipede, sì, ma questo essere innato va socialmente attivato, perché non siamo animali in grado di svilupparci singolarmente, individualmente, autonomamente. Siamo animali sociali, necessariamente sociali, ok? Allora. Quindi, la cultura è questa disposizione dentro cui ci infiliamo e dentro cui in un certo senso ci adattiamo. Poi i disadattati ci sono sempre, guardate me. Ma in generale, appunto, cominciamo a un certo punto a sentirci a nostro agio, vale anche per me. A un certo punto cominciamo a sentirci a nostro agio. Non è proprio. Il più delle volte, insomma, ci si abitua. Coltivare l'idea
che la diversità di usanze nello spazio e nel tempo non è solo questione di costumi e di apparenza, di scenari e di maschere, vuol dire credere anche che l'umanità è tanto varia nella sua essenza quanto lo è nell'espressione. Cioè l'umanità tu la puoi rintracciare nelle differenze, non sotto le differenze. Non devi scavare, ci togliamo via tutte le differenze tra gli umani e quello che ci rimane è l'essere umano naturale. No, se scavi, 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 cosa ti resta? Niente. Niente. E invece, Gears lo dice con una battuta, è la differenza che fa la differenza. Cioè quello che ci rende umani è proprio questa costante necessità di ancorarci a modelli appresi. È come il carapace per le tartarughe. Il carapace me lo si chiama. Il PH24, qualche biologo mi fa le pulci. Perché quella roba che è il guscio delle tartarughe, no? Lo puoi togliere. E la tartaruga? No. Però lo puoi togliere la tartaruga? No, non lo puoi togliere. Questa è la cultura per noi, ok? Quindi cercare, sperare di poter, capito, denudare l'uomo è sbagliato. Vedete l'impatto del concetto di cultura. Quando Django Dao torna su dalla Tanzania e fa vedere i filmati degli scimpanzé che utilizzano i bastoncini per raccogliere le formiche, le termitai, e se le mangiano, e insegnano alle figlie a fare questa azione, capite che a noi antropologi ci è crollato un mito. Erano quegli anni là. Perché noi eravamo tutti belli convinti che la cultura è la roba nostra. No, la cultura è una roba che appartiene al mondo naturale. Apprendere e trasmettere questo sapere è una cosa che il vivente fa da sempre. Apprendere e trasmettere questo sapere, non incorporare biologicamente e trasmetterlo con il DNA. Vada. Ok, vediamo se era qualche altro punto. Poi c'è tutta una riflessione ulteriore, appunto, contesta la concezione stratigrafica. Sto cercando, perché siccome poi faccio sempre 3-4 domande nel test finale su questo testo, e lo spiego sempre molto. Cioè, do il contesto per cui dovrebbe essere facile capirlo, però magari c'è qualche punto su cui vale la pena di concentrarmi. Ok, sì, c'è un altro paio di passaggi. Qualcuno altro? Sì. Universali culturali. Sostanzialmente dice, se noi pensiamo di individuare la cultura umana, l'universalmente umano, individuando delle universali culturali, il matrimonio, la religione. È vero che posso fare questo lavoro comparativamente, posso dire che, ma cosa posso dire? Posso dire che in tutte le religioni, in tutte le culture, c'è un senso ulteriore rispetto alla datità del reale. Ma in che modo ho spiegato la differenza tra un jainista che si mette i pendagli, i sonagli sulle caviglie per non pestare gli insetti, e uno Yanomami che spera di andare in paradiso a seconda di quanti nemici decapita e poi gli riduce la testa, gli minimizza la testa? Cioè, se religione vuol dire, è una definizione così generale, come fai poi a spiegare? Non ti serve a capire la transbalinese, non ti serve a capire l'estimate del padre Pio, non ti serve a capire il terrorista che si riempie di esplosivo e si fa esplodere, non ti serve a capire anche il quietista buddista che medita finché raggiunge la fine anche fisica del suo corpo, e così via. Cioè è talmente varia la risposta a questa domanda generale, che è: gli esseri umani hanno bisogno di un senso ulteriore, okay, rispetto
a quello che sembrerebbe la realtà oggettiva del mondo. Io sono perfettamente d'accordo che è vero, sono convinto che sia così, ma questo non è una spiegazione, è un'apertura di ricerca semmai. Poi come questo senso sia declinato e nel giainismo, nel buddismo, nel cristianesimo e così via, in tutte le pratiche religiose o nella religione degli Yanomami dell'Amazzonia, e questo lo posso soltanto che andare a cercare lì per lì e cercare di capire qual è il senso che quella cultura dà a questo livello ulteriore, no? Che può essere il più variegato. In alcuni casi appunto la violenza è completamente esclusa, in alcuni casi la violenza è assolutamente perseguita, in alcuni casi è la gerarchia è combattuta strenuamente, in altri casi la gerarchia è quello che si ricerca. Vedete? Cioè, se le domande alla ricerca di universali poi si conclude con una risposta così generale che mi dice tutto in generale ma non mi dice niente in particolare, beh, io ho bisogno di tornare al particolare. L'antropologia fa questo, cerca di vedere, no, le grandi questioni, la religione con la R maiuscola, declinate nel culto di una piccola comunità locale che ha sviluppato questo cosa pazzesca, per cui loro non lo so, inventatevi una cosa voi, ci sono un sacco di nuovi culti religiosi, i neopagani, non lo so, quello che volete, ok? Quanto può essere interessante andare a vedere quindi non la generalità della domanda, ma la specificità delle singole risposte culturali. Del resto, la risposta tipica degli scienziati è vabbè, ma così ti metti lì a coltivare le minuzie, le caccole e ti perdi, no? La foresta inseguendo gli alberi, addirittura i rami di un singolo albero. Perdi la capacità di generalizzare. Beh, chi sa, a buon gioco nel rispondere che non è vero che la scienza funziona necessariamente con questa capacità di individuare regole generali. Dice, pensate ai metalli radioattivi. Solo l'uranio, solo delle vere e proprie stranezze, eccezioni, assolute eccezioni. Ma se non li avessimo studiati a fondo, ci saremmo persi un sacco di cose importantissime per capire come funziona l'universo, funziona la chimica e la fisica della materia, no? Quindi non è che una cosa, quelli sono il 2%, allora non mi interessano, ma no, anzi, proprio perché sono il 2%, può darsi che lì individui una specificità umana che fa fatica a manifestarsi in altre case, ma che comunque non è meno umana perché è meno frequente, capito? Questa cosa va detta, perché poi, siccome i gruppi di discendenza matrilineari, cioè quelli che seguono la linea femminile, lo vedremo in dettaglio, sarà il vostro incubo, matrilineari sono molti di meno, sono il 20%, ma adesso sempre di meno, rispetto al totale dei gruppi di discendenza umana, vuol dire, ma questa è un'eccezione. No, 20% non è un'eccezione, ma neanche il 2% è un'eccezione che mi dovrebbe spingere a considerarli irrilevanti. Anzi, è probabile che lì ci sia qualcosa di molto interessante per capire l'80%. Se ci sono esseri umani che praticano una cosa curiosa come il cannibalismo rituale, cui ti mangi, diciamo, alcune porzioni dei cadaveri dei tuoi parenti, questo ci può fare anche orrore. Ma non ci deve, allora non li studia perché tanto il 99% della popolazione mondiale, figuriamoci, non sono cannibali, ma non c'entra. Capito? Non è sulla quantità che lavoriamo, no? È sul senso di quei dettagli. Sì. Eccolo, dice, uno dei fatti più significativi è che noi tutti cominciamo con l'equipaggiamento naturale adatto per vivere mille tipi di vita, ma finiamo per averne vissuta una sola. E questa è la cosa interessante. Come è successo? Com'è possibile che alla fine ci sentiamo tutto sommato, come vi dicevo, insomma, tranne io e Giada Giorgi, abbastanza a nostro agio, diciamo, nel mondo che viviamo, no? Tu c'hai i volantini da parlare. No, no.
L'uomo ha bisogno di queste fonti simboliche di illuminazione per trovare la sua strada nel mondo, perché quelle di tipo non simbolico, quelle genetiche, inserite nel suo corpo costituzionalmente, gettano una luce troppo soffusa. Noi non possiamo. È come se la luce che ci fa capire quella stanza è accesa da fonti simboliche, da fonti apprese. Noi non abbiamo una luce sufficiente incorporata per capire che cosa fare nel mondo. Vabbè, questo è il punto. E poi l'ultimo accenno è quello della lateralizzazione emisferica. A un certo punto lo spiega, sì, qua pagina 92, molto rapida, però ve lo spiego sinteticamente. Se tu devi, l'avete visto quelle scimmie che schiacciavano le noci, no? Ecco, se, per cominciare ad avere un lavoro un po' più raffinato, l'ideale è che tu abbia un oggetto, una base della mano, cioè una pietra da lavorare nella mano, e una pietra di lavoro, lo strumento nell'altra, ok? Per poter fare questo, cioè per produrre le amigdale, queste pietre che appunto già l'Homo habilis faceva, abbiamo 1,5 milioni di anni fa, molto prima di imparare a parlare, molto prima di pensare simbolicamente come pensiamo noi oggi. Vedete, cioè, quello è un sapere probabilmente letteralmente incorporato. Ci sono teorie su cui si sta lavorando oggi che dicono che come gli uccelli sanno fare il nido, e lo sanno fare di fatto geneticamente, un sapere appunto incorporato in grandissima parte, così questi l'Homo habilis è probabile che sapesse lavorare con lo stesso modo, cioè con la stessa immediatezza, ok? Chiaro? Avevano una disposizione genetica. I castori fanno delle dighe fighissime, non è che hanno bisogno appunto di tanti ragionamenti, non le imparano a fare, le sanno fare, ok? Perché la fonte della loro informazione è biologica. Quindi noi siamo stati probabilmente per una fase animali di questo tipo. Ma cosa succede? Che questo sapere biologico ha cominciato a incrociarsi con il nostro cervello. Se tu hai imparato, cioè se tu sai fare biologicamente un'amigdala, una pietra, perché ce l'hai esattamente come il castoro sa fare le dighe, arriva un momento in cui tu sei più efficiente e la tua pietra ti dà un vantaggio evolutivo, ok? Se tu sai fare meglio, le fai più taglienti, le fai più affilate, le fai più appuntite, le fai più leggere, le fai più bilanciate, equilibrate, quello che volete, le fai più efficienti, caccerai di più, mangerai di più, scusate, scoperai di più, cioè ti riprodurrai di più. Ok? Quindi se uno invece non la fa molto peggio di te, competitivamente è svantaggiato, evolutivamente è svantaggiato, avrà meno possibilità di riprodursi. Chiaro questo? Com'è che può avvenire questo miglioramento della performance della produzione? Una pietra e una mano, uno strumento che la lavora, mettetevi che cos'è che ti serve? Ti servono due cose: una base stabile e una molto molto delicata e precisa nei movimenti, giusto? Più questa è stabile, più sarà improbabile che il colpo vada a vuoto o colpisca nel punto sbagliato. Giusto? Se tu fai così, ok? Mettete la mano sinistra dei mancini. Se avete mai fatto caso della vostra mano sinistra, dei destri di mani, scusate, se siete mancini all'inverso, la vostra mano sinistra è più stabile della destra. La vostra mano sinistra è più ferma. Anche più forte, muscolarmente. Muscolarmente dipende da come la alleni. Ma ci sono esercizi che potete fare, la mano sinistra è più stabile. Esattamente per questo motivo. La mano perché è controllata dall'emisfero destro che
ci controlla lo spazio, l'altra posizione dello spazio. Invece la mano destra, che è controllata dall'emisfero sinistro, quello diciamo del linguaggio, è quella che è in grado di essere molto sottile nelle sequenze di ordini che promana. Fai questo, poi spostati però di un millimetro, un po' di più. La mano destra, tipicamente dei destrimani, è quella che impara a scrivere, quella che ci viene spontaneamente da usare per scrivere, perché per scrivere hai bisogno di movimenti molto minuti, molto delicati. Come succede che una mano impara a fare da tornio, da perno, e l'altra mano impara a fare da strumento? C'è una lateralizzazione emisferica, il cervello comincia a modificarsi, perché le cose che abbiamo già visto, è una retrazione, una retroazione sulle azioni che fai. A forza di lavorare, alcuni di questi ominidi hanno cominciato ad avere un cervello che iniziava a specializzarsi, con la parte destra più pensata, diciamo, olisticamente, il movimento nello spazio e informazioni di tipo in parallelo, e la parte sinistra più pensata analiticamente, informazioni di tipo sequenziale. Ok? Esattamente quello che ti serve per fare delle pietre efficienti. Okay? Ma nel momento in cui te l'hai fatta efficiente, ti sei fregato da solo, perché sei uscito dalla biologia. Se tu hai imparato a scheggiare bene, perché adesso il tuo cervello, cosa vuoi fare? Cerchi di prendere la tua prole e non li lasci più a svolgere come le tartarughine che escono fuori dall'acqua e poi si arrangiano in conto loro. No, tu dici, cacchio, io ho imparato che se faccio così, se prima la pietra la passo su quest'altra pietra, posso scheggiare meglio e glielo insegno. Quindi il cucciolo impara, ha una disposizione biologica verso la lateralizzazione emisferica, ma è sempre meno competente naturalmente, e è sempre di più intrappolato nella cultura, nella trasmissione di sapere. È chiaro questo passaggio, perché questo è quello che succede se vogliamo capire che cos'è l'antropologia culturale, perché l'antropologia culturale studia questo passaggio. Un sapere che era biologico, prevalentemente biologico, che per ragioni di ordine biofisico, perché inizia la lateralizzazione a consentire un'accuratezza maggiore nel fare le cose biologicamente. Allora, quell'accuratezza a quel punto non è trasmissibile biologicamente, è trasmissibile culturalmente, te lo faccio vedere. Le scimmie, vi ricordate? Guardatela, a me mi commuove vedere quella piccola scimpanzé come guardava, perché lì c'è tutta la nostra umanità. Lì c'è la nostra umanità, l'imitazione, no? E una volta che a quel punto c'è questa costante retroazione tra corpo e cultura, perché il bambino che ha avuto un adulto, un'adulta che gli abbia insegnato precisamente quella tecnica, lui la aggancia alla sua nuova dotazione fisiologica della lateralizzazione e la può ulteriormente perfezionare. Dice, no papà, scusa mamma, ma se invece di far così faccio cos'ha, ancora meglio viene fuori. E io a mio figlio gli insegnerò questa tecnica ancora più complicata, ma gliela devo insegnare. Siamo disposti come animali a imparare a quel punto. È mangiare la mela del parmigiano terrestre, che nel momento in cui tu cominci ad attivare questo meccanismo, arriva un punto in cui non pensi più alla pietra, dici io. La retrazione è così forte che cominci a dire io. Poi dice, mi ricordo quando mio padre, mia madre mi ha insegnato quella cosa, e mi aspetto, voglio vedere quando sarò vecchio lo potrò insegnare ai miei nipoti. Vedete? Presente, passato, futuro, io, Edelman. La seconda coscienza, la seconda natura, la coscienza della coscienza. Vedi da dove viene la coscienza della coscienza? Da scheggiare pietre. Ma non scheggiare pietre e basta, scheggiare pietre tenendoti a un certo punto un pezzettino di insegnamento. E lì è stata la scintilla. Il castoro è bravissimo a fare le
probabilmente ci saranno anche dei dialetti del castorese, ma quello che insegna è pochissimo. E già parliamo di castoro, se scendiamo giù agli insetti non insegnano niente, fanno soltanto quello che gli dice il loro corpo biologico, la loro genetica di fare. Vedete la differenza? Nel momento in cui tu hai inserito questa cosa pazzesca, aspetta un attimo, tu c'hai un cervelletto caruccio, c'è un pochetto di emisfero destro, c'è un pochetto di emisfero sinistro, quindi riesci a tenere la mano destra così e la mano sinistra così. E quindi, però, oltre a quello che ti verrebbe da fare, fa anche questa cosa qua, che non ti viene istintiva, perché te la insegno io. Benvenuti nel mondo degli umani. Capite che non ci può essere nessuna concezione stratigrafica, lo capite adesso? Perché l'impatto di questo concetto di cultura sul concetto di uomo è devastante, è stato per le scienze sociali, per chi ha saputo coglierlo. Perché ti dà proprio il senso di una trasformazione, lì vedi veramente, vedi la nascita di Adamo. Vedi proprio la genesi, la creazione dell'uomo. Ok? Quindi questo saggio parla di questo. Ecco. Per fornire le informazioni addizionali necessarie per poter agire, per fare bene a pietra, adesso che qualcuno dice, cacchio, per caso ho imparato questa cosa, come quello che lanciava sconsolato il cacciatore di conigli, scanciava la sua fiocina e beccava il pesce, no? Per fornire le informazioni necessarie per poter agire, fummo obbligati successivamente a basarci sempre di più sulle fonti culturali. Se la tecnica di produzione è ultra raffinata, il metallo, se passi dalla pietra, passi al metallo, che ci fai con la tua dotazione naturale a quel punto? Noi non siamo naturalmente metallari. Come si chiamano? Metallurgi. Ma dai, su. Non esiste questa parola in italiano. Qualcuno dal mondo empirico di Teams o di... Vabbè, insomma, non fondiamo naturalmente dei metalli. Forgiatore. Vabbè. Artigiano. Come dice Ludovica? Fabbri. Non l'ho sentito. Va bene, grazie. Ok. Abbiamo. Allora. Per poter fornire le informazioni addizionali necessarie per poter agire, fummo obbligati successivamente a basarci sempre di più sulle fonti culturali, il fondo accumulato di simboli significanti. Anche qua ci dobbiamo arrivare. Questi simboli non sono pertanto semplici espressioni, strumentalità o corrispettivi della nostra esistenza biologica, psicologica e sociale, ne sono i prerequisiti. Senza uomini certamente non c'è cultura, allo stesso modo, e cosa più importante, senza cultura non ci sarebbero stati gli uomini. Okay. E questo ci fa radicalmente incompleti, perché a quel punto torniamo all'elogio dell'incompletezza, no? E la fragilità della prima lezione. Siamo per forza, se non abbiamo questa permeabilità, se non abbiamo il papà e la mamma che ci dice no, non scheggiare così, scheggia colà, noi siamo in balia, perché purtroppo la creatività, ce n'è uno per generazione che riesce a inventarsi una cosa nuova, e gli altri però sono in grado di imparare. E siamo dipendenti, questa fragilità non è soltanto individuale, è sociale, è superabile soltanto socialmente. Ok? Vabbè, c'erano un paio di cose che... Diventare umani è diventare individui e noi lo diventiamo sotto la guida di modelli culturali, sistemi di significato creati storicamente, nei cui termini
noi diamo forma, ordine, scopo e direzione alla nostra vita. E i modelli culturali coinvolti non sono generali, ma specifici, è quello stile di scheggiatura, è quello stile di pesca. Quale sarebbe lo stile naturale di scheggiatura? Non c'è lo stile naturale di scheggiatura, che staremo ancora a fare le amigdale come 1,5 milioni di anni fa. Lo stile naturale è quello del castoro, ma difatti il castoro è rimasto lì. È quello dello scarafaggio, perfetto, perfetto, chiuso, immobile. Noi che siamo imperfetti, vulnerabili, abbiamo bisogno di farci entrare qualcosa. Quello che ci entra è dato dalla storia dell'ambiente in cui viviamo. Ma se non ci entra niente, non è che siamo umani. Siamo incompleti. Siamo subumani. Quindi vedete che non si può togliere. Perché è quel modello culturale che ci completa come umani. Ma non è un modello generale, è quel modello che ci fa umani in quel modo. Non c'è un modo generale di essere umani, è soltanto sempre specifici. Hai sempre un accento quando parli. E anche se parli italiano standard, l'hai imparato l'italiano standard. Non ce l'hai geneticamente perché sei italiano. Era quello che dicevo prima, no? Tu puoi essere omosessuale o eterosessuale, sentirti un maschio, sentirti una femmina, sentirti fluido, quello che vuoi. Comunque, l'hai imparato. Non che non ci fosse niente sotto. È ovvio che non gli puoi insegnare un comodino a scheggiare le pietre. Non vuol dire che non ci sia niente. Certo che c'è sotto qualcosa, ci mancherebbe altro. Però questo qualcosa comune, la capacità di orientare un oggetto nello spazio tenendolo fermo con una mano e colpendolo con un'altra, si può realizzare soltanto in dialetti specifici, in forme specifiche, in tradizioni, in culture diverse. Ok? Capito? Quindi la lezione sta diventando, cacchio quanto è bello imparare, quanto è difficile e quanto è indispensabile. Quella è l'altra caratteristica umana, che l'apprendimento è indispensabile. Cioè, mentre alla gran parte degli animali, io direi soltanto tolte alcune scimmie, alla gran parte degli animali, dice, puoi anche non insegnargli un cacchio, o può anche non imparare niente, alla fine ce la fa a sopravvivere. Un cane, se lo fai portare a quattro mesi, se la può cavare per conto suo, e si comporterà, non sarà particolarmente socievole, no, ma si comporterà tutto sommato come un cane. Gli verrà ancora il pelo dritto quando ringhierà ancora, no? Scodinzolerà, rizzerà la coda, abbasserà le orecchie, a seconda dei cose. Non ha bisogno di imparare questo. E invece, appunto, per noi umani questo apprendimento è la ciccia di quello che siamo. Perché se ci troviamo sempre con questa cacchio di pietra da lavorare e con strutture da... Così, siamo ridotti così perché abbiamo perso anche quella dotazione istintiva su cui ci appoggiavamo 1,5 milioni di anni fa, perché siamo diventati sempre più dipendenti da questo apprendimento, sempre di più, in questo senso è una trappola la cultura. E sempre, quanto più diventava importante, tanto più la dotazione istintiva poteva essere ridotta, non era selettivamente importante. Cioè 1,5 milioni di anni fa, se non nascevi con questa capacità di scheggiare, eri fottuto. Ma 200.000 anni fa, se tu invece avevi una grande capacità di mettere in sequenza la procedura, si fa così, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, se hai una condizione linguistica del reale, che ti frega dell'istinto? Certo, magari per giocare a basket è meglio che tu abbia una dotazione, sto dicendo, ci sono tante cose, no? Che uno dice, beh, se c'hai anche l'istinto, sai bene, ma noi l'istinto ce lo costruiamo, ecco, lo impariamo, è quello un po' il paradosso della cultura. È una specie di apprendimento degli istinti, perché siamo in grado, per la flessibilità cerebrale che abbiamo visto che dipende dall'evoluzione della specie, dalla postura eretta, quindi il bambino deve nascere immaturo, abbiamo questo cervello talmente plastico che poi crea delle connessioni neuronali talmente radicate, imparate, ma talmente radicate che diventano nostre. Provate a imparare una lingua, una lingua dopo diciamo i 20 anni per sicurezza.
voi avete imparato la pronuncia a muovere la lingua e diversi muscoli della bocca, attorno alla bocca, con una precisione letteralmente del centesimo di millimetro. Ok? A quel punto però ti sei perduto la possibilità di produrre l'interdentale. Tanti non riescono a dirla, non riescono a fare i movimenti muscolari. Vabbè che non hanno quel gene, non c'entra niente il gene. Sono partiti come tutti, hanno sviluppato una serie di risposte agli stimoli esterni, hanno associato alcune parti neuronali ai movimenti della bocca e della lingua e le hanno naturalizzati. Cioè quei movimenti gli vengono spontanei, per cui un altro movimento gli viene difficoltoso, impacciato, e dopo una certa età non c'è più verso. Non lo recuperi più, anche se sappiamo che la plasticità neuronale persiste per tutta la vita in realtà, ma alcune porzioni non ce la farai più. Certe vocali, certe consonanti di certe lingue, dopo una certa età non c'è verso. Come si chiamano? Le plosive, si chiamano i clicks, ci sono una serie di suoni tra i Kumsan dell'Africa meridionale, che sono appunto tra le pochissime lingue in cui i suoni vengono prodotti non buttando fuori l'aria, ma tirandola dentro. Questo è un suono? No, ci sono diversi suoni, Miriam Makeba, qualcuno di voi forse l'ha sentita, insomma, cantava anche delle canzoni in cui si sentivano questi suoni. Ecco, dopo una certa età non si imparano più. Non riesci più a praticarli, ok? Pensate cosa vuol dire imparare una lingua tonale, come il thai o come il cinese. Una lingua in cui la stessa sequenza di suoni varia di significato a seconda se sia ascendente o discendente, o ascendente o discendente, come noi lo facciamo nelle intonazioni, ci servono per fare l'interrogazione, no? Cioè per dire, hai fatto questa cosa? Certo che l'ho fatta questa cosa. Vedete, cioè, noi utilizziamo l'intonazione per dare un valore semantico alla frase, all'espressione. Questa va interpretata come una domanda, questa va interpretata come un ordine. Invece le lingue tonali dicono ma i per vendere, ma i per comprare. Così mi ha detto almeno Michael Hertz, insomma, capito? Cioè, se è ascendente o discendente cambia completamente il significato. Ok? Queste cose qua si fa fatica a impararle, però io sto prendendo un sacco di tempo. Allora, potevamo parlare, ok, chiaro, quindi ci siamo fino a questo punto, è importante questo punto, è veramente importante per me, perché ci sono anni che mi batto con questo saggio e non riesco, questo secondo me è l'anno in cui sono riuscito a spiegare un po' meglio questa cosa della lateralizzazione esferica, partendo proprio da questa dotazione innata, ok, che poco alla volta diventa una specie di appendice morta, sempre meno utilizzata, perché è sostituita da una tecnologia presa, ok? Adesso, questo è, dire che appresa, però significa molto poco. Appresa come? Non è che la prima differenza che facciamo quindi è tra formale e informale. Formale è tutto ciò che è appreso in un contesto in cui è chiaro chi insegna, chi impara e che cosa viene insegnato. Non deve essere per forza un corso universitario, no? Potrebbe essere appunto anche la scimpanzé che fa vedere l'atto. Questo è di fatto è una sorta di apprendimento formale, molto, diciamo, essenziale, stringato, no? Formale. Cioè, è un contesto chiaro in cui c'è qualcuno che agisce e qualcuno che guarda e parla. Rumorel che guarda, cioè, non è... è che formale è quando c'è un contesto riconoscibile in cui si sa chi insegna, si sa abbastanza bene chi apprende e è anche abbastanza chiaro il contenuto dell'insegnamento. Ok? Ovviamente il contesto più clamoroso è la scuola, è tutto il sistema educativo, no? Il sistema educativo è fatto apposta per consentire questo apprendimento in maniera formale, però vale anche una scuola di musica, vale anche una scuola di danza, una scuola calcio. Perché allora così
lì per lì abbiamo fatto un po' fatica a collocare anche la scuola calcio in un sapere appreso, perché lì c'è l'altra variabile, è quella del sapere linguistico a dominanza linguistica e sapere a dominanza manuale o corporea. Ok? Cioè, un corso di antropologia, io spero che diventi prima o poi anche un corso a dominanza manuale, nelle mie intenzioni, però ci accontentiamo che sia un corso in gran parte a base linguistica, no? Però se fate un corso, appunto, se volete imparare oreficeria, il grosso delle cose non saranno di ordine linguistico, saranno guarda qui, fai così, guarda questo, usa quello. Linguisticamente è molto stringato, mentre poi per quello sono esplosi i tutorial su YouTube. Perché YouTube ti consente proprio questa sorta di apprendimento, diciamo, indiretto. Non diventerai mai un maestro metraio facendo un corso su YouTube, credo, insomma, però ti dà un'idea diversa della trasmissione del sapere attraverso la manualità, ok? Formale e informale si incrocia quindi con linguistico corporeo. Queste sono quattro le possibilità. Abbiamo un linguistico formale, la lezione universitaria, linguistico informale, ma che cosa impari? Impari le espressioni facciali, modo di fare, modo di voce. Però più tocchiamo quella cosa, linguistico informale molto spesso è l'apprendimento linguistico. E ci dirà Alessio. Che dice? C'era qualcuno che parlava? Linguistico formale è per esempio l'apprendimento dei gusti, oppure i giudizi che diamo su come si è acchittata quella e come mangiato quello. Tra serie di giudizi, no? Che esprimiamo, no? Che molto spesso, non so, l'apprendimento passa molto spesso verso il giudizio, no? Mi piace o non mi piace, sento dire mi piace o non mi piace, imparo quello che è bello o che non è bello, quello che è attraente o non è attraente. Imparo. Ho un modello di riferimento, faccio quella persona per altri motivi costituisce anche un mio modello di riferimento generale, è probabile che mi interessa questo giudizio e lo acquisisco come apprendimento, capite? Dice, no, questo gruppo qua fa schifo, questo cantante qua è bellissimo, questo scrittore, questa scrittrice, questo pittore, questa pittrice, questo artista, ok? Imparo informalmente. Non è che mi sono messo lì a darmi una lezione, imparo informalmente, quindi sapere linguistico e informale. Poi c'è il corporeo formale, è la scuola calcio, la scuola di danza, no? Primariamente ci si impara a muovere nello spazio in certi modi appresi, quindi è in maniera strutturata. Informale invece è appunto le espressioni facciali, che però hanno una base biologica molto forte. Alcune espressioni sono, ce l'abbiamo praticamente con le scimmie, il disgusto, anche ci sono c'è una base, però come dicevamo l'altra volta, no? A ridere per esempio c'è questa base biologica su cui per forza si innesta un filtro culturale, la ricordate, ridere alla veneziana, come dicevamo nella lezione precedente. E l'apprendimento, che stavo facendo, il corporeo informale, riguarda anche appunto tutti i modi di camminare, le posture. La camminata coatta, no? Il coatto muove tipicamente le spalle molto di più di uno di Roma Nord, al di là dell'abbigliamento, ok? Però appunto vi dicevo che Marcel Mauss ci raccontava che con l'arrivo dei film hollywoodiani le donne francesi avevano cominciato a sculettare di più. L'apprendimento corporeo ha preso informalmente attraverso l'esposizione rapidamente, 5 minuti 5 di Pierre Bourdieu. Posso caricare alcune pagine da questo mio libro del 2008, Identità Cattoliche, in cui c'è un po' un riassunto, diciamo, del modello di Bourdieu. Non ve lo riassumo neanche, vi riassumo.
1979 Pugliese pubblica i risultati di una ricerca che aveva iniziato addirittura nel 63, negli anni 60, fa diverse riprese in Francia, sui gusti estetici in generale, ok? E in cui scopre che intanto ci sono appunto delle cose che sono il gusto legittimo riguarda quello che si apprende formalmente. Tipo, il gusto legittimo riguarda la letteratura, Dante Pedacca, Boccaccio, Foscolo, Manzoni, Leopardi, loro hanno Racine, le cose loro, ok? Questo è sapere il gusto legittimo. Cioè, poi c'è il gusto in via di legittimazione, che sono alcuni aspetti del sapere estetico che sono nuovi, come il cinema rispetto al teatro, oppure che sono considerati di maggior spessore culturale. Lui fa l'esempio di Gilbert Bécaud, noi potremmo pensare a Fabrizio De André, capito? E qui nel sapere, nel gusto legittimo ci sta Mozart, ok? Bach, ok? I grandi nomi. Nel gusto, quindi anche Dante Alighieri, i nomi che ho detto io. Nel gusto, in via di legittimazione, ci potrebbe stare appunto musicalmente Fabrizio De André, un altro grande nome sicuramente da fare è Franco Battiato. Poi pensate voi, d'altri nomi sono troppo vecchio per sapere come ascoltate voi. Per quanto riguarda l'arte, la letteratura, un nome in via di legittimazione potrebbe essere Alessandro Piperno, per pensare a un collega che insegna qua letteratura francese, che è considerato un grande scrittore attualmente, però ancora giovane, no? Ancora il canone sta ancora decidendo se inserirlo o meno. E poi c'è il gusto libero, che riguarda invece tutte le cose che sono apprese informalmente, come i gusti alimentari, l'arredamento, l'abbigliamento, tipicamente. Cioè, quindi lui guardava come sono arredate le case, come la gente, cosa considerava appetibile sul cibo e come si vestiva, i giudizi sul vestito. Lì tipicamente, questo gusto allora quindi, legittimo, in via di legittimazione e libero, dipende da il capitale complessivo acquisito e ereditato. Cos'è il capitale complessivo? Il capitale complessivo è fatto di capitale economico, soldi, e capitale culturale, titolo di studio. Acquisito è quello che tu hai fisicamente, io ho il dottorato di ricerca e ho tot soldi in banca in questo momento, ok? E ereditato. Ereditato vuol dire il titolo di studio di tuo padre, lui fa questo di tuo padre, e i soldi della tua famiglia, ok? Allora, il gusto dipende in maniera preponderante dal capitale acquisito, ok? Quanto più è legittimo. Quanto più si parla quelli di Mozart, di Bach, del Sansovino, di Leonardo da Vinci, ok? Quanto più è legittimo, quanto più è trasmesso in modo formale, tanto più il tuo capitale complessivo, cioè quanti soldi guadagni e quanti che titolo di studio hai, determineranno il tuo gusto, ok? Quanto più si scende verso il gusto in via di legittimazione o libero, tanto più diventano determinanti anche le forme di capitale ereditato, cioè la famiglia da cui proviene. Non volevo neanche riassumere. Diciamo così, in pratica, il mondo, secondo voi, è una specie di campo sociale, si parla proprio di campi, no?
dove ci sono, che ne so, qui i soldi e qui l'istruzione. Ok? Ci sono persone con tantissimi soldi e con tantissima istruzione, beati loro. Persone con pochissimi soldi e pochissima istruzione e tutte le varie combinazioni possibili. Ci sono persone molto ricche ma poco istruite. Persone molto istruite, quello sarebbe? Questo chi sono? Dite un po'. Questo è molti soldi e poche istruzioni. Pochi soldi e molta istruzione. Ecco. Va bene, e tutte le... Quindi, quello che facciamo come animali sociali è disporci in questo campo, ok? Cioè le persone, diciamo, che hanno potere, uno sa che sono su questa fascia qua, no? Sono quelli con tanti soldi, diciamo, molto spesso, ok? Ma come vedete ci sono le frazioni, quindi la classe di quelli che hanno potere, ecco, si frammenta in frammenti di classe, porzioni di classe, a seconda del livello di istruzione e così via. Il lavoro che facciamo come esseri umani è quello di collocarci in queste porzioni di classe. Come possiamo farlo? Attraverso il titolo del libro. La distinzione. Cioè noi tendiamo a identificarci con una di queste porzioni dello spazio sociale e a distinguerci chiaramente, appunto, che a noi ci sarà adesso, che cosa ci fa? Ci fa schifo, giusto? Schifo, ve lo ricordate cos'è lo schifo? E il disgusto, che la cosa interessante è che ha una base biologica, poi viene dirottato sulla morale, diventa un giudizio morale. Quindi ci distinguiamo in base a quello che ci piace e a quello che ci fa schifo. Ebbene sì, perché come sapete, se io avessi fatto questa stessa domanda sull'uso di Gigi D'Alessio in, poniamo, uno di questi istituti in cui, per estetisti, in cui si impara la parola brutta qual è? Champiste, giusto? Purtroppo, però avete capito come mi riferisco, no? Posso l'avessi fatto, se lo faccio, diciamo, da Giardinetti in giù, sulla Casilina, o lo faccio da Piazza Sempione in su, sulla Via Nomentana, secondo voi ottengo dei risultati diversi? A voi? E dov'è che secondo voi piace di più Gigi D'Alessio? È istinto? È geneticamente acquisito? No, è appreso, ma lo sapete che è appreso, no? Però non fare tanto i furbetti che giudicate a destra e a sinistra, guardate la vostra playlist. E sappiate, guardate la vostra biblioteca e cominciate a ragionare come quel gusto, come potrebbe essere un altro esercizio da fare, come quel gusto vi colloca, in quale spazio sociale vi collocate a seconda di quello che vi ho detto, che dipende in parte dal titolo di studio. Quanto più si parla di gusto formale, se vi piace Bach, probabilmente perché avete studiato un po' di musica a un certo livello del vostro percorso di studi, sì? Fortissimo, deve sentire il registratore. A pari merito di legittimità, sì. Quanta casualità c'è nel gusto? Ma cioè, tra Bach e Mozart, se io preferisco Mozart a Bach, è un caso, una libertà, come possiamo definire? Allora, non è probabilmente né libertà né caso, è un'equazione con variabili, con una complicatissima serie di variabili, e non è che le possiamo, io sicuramente non le maneggio tutte, ma neanche Bourdieu le maneggiava tutte. Lui si è limitato a studiare nella classe media francese alcuni stili culturali tipici, che sono dei professori che sono tipici della parsimonia, del borghese che invece ha questa voglia di manifestare il suo benessere, e poi c'è delle classi popolari che invece, ma ci sono diversi tipologie sociali identificabili nella Francia degli anni 60, perché quello vale, ormai lo sappiamo che i modelli sono tipici. Però volevo, a questo punto, visto che ci siamo messi la pulce nell'orecchio,
Facciamo un giochino? Facciamo allora un Mentimeter, ok? Andate su menti.com. Anche con cellulare, va benissimo. Come me, come la menta, quella di finale. Menti.com. Cioè Mentimeter, ma questi qua stanno su me, ok? Ma così finiamo la lezione così, ok? No, non serve caricare, è un sito. È un sito. Inserite il codice che vi do un codice e potete fare questo piccolo test, ok? Il primo test è un cloud. Allora, menti come la mente, al plurale, le menti, ok? Menti.com, ok? Sente? Posto? Menti.com. Allora cerco di condividere anche. Allora. 4110 9820. C'è scritto sopra 41. Ve lo ridico per gli 4110 9820. La miglior, il miglior artista di sempre. È generico apposta, dai su. È fatto apposta, è intenzionale. 41 10 98 20. Artista no, ok, ho capito. Ed Sheeran. Come succede adesso? Ma quindi deve essere un cantante, ma no, deve essere un artista. Qual è la vostra concezione di arte? Vedete? Guardate chi rimane lì impertento al centro. Spiazzato da Michael Jackson. Madonna. Torna avanti, torna in testa Leonardo da Vinci. Lana del Rey, nomi bellissimi. Freddie Mercury, potrei anche essere d'accordo. Sono abbastanza vecchio per essere d'accordo. Carlo Baglioni no. Carlo Baglioni, sono veneto con Carlo Baglioni, vabbè, che divertente. De André, Michelangelo, bravi, Leonardo, Michael Jackson, qui. Vabbè, ok, continuate ancora 20 secondi, poi ce l'abbiamo. Artemisia Gentileschi. Bello figo chi è? Bello figo è l'altro. Monet. Però bello figo, lo vedo lanciatissimo. Vasco Rossi no. Vasco Rossi anche, cioè. Picasso, Franco Battiato. Bello figo. Ok? Da 125 ci possiamo fermare qua. È abbastanza. No. Bello figo al quarto posto. Che delusione, ragazzi. È circolato. Ok, dai, che ok, vediamo la prossima, non mi ricordo la prossima domanda. Mi fermo qua, ok? Fermatevi qua. Quindi vedete, cioè comunque c'è un cloud, no? Però è probabile che molti nomi ritornino facilmente, per quanto la domanda fosse il massimo della genericità. In un altro ambiente, in un altro contesto sociale, avremmo ottenuto qualcosa di abbastanza diverso. Ah, questo lo facciamo questa volta. Però provate a farlo adesso.
immaginate che portate a casa per sapere, portate a casa il vostro fidanzato, il vostro partner, e è il miglior pianista del mondo, o il miglior intrecciatore di canestri di bimini, o il miglior giocatore di console. Non pensate quello che volete voi, non fate gli anticonformisti. Pensate ai vostri genitori, su. Mettetemi una mano sulla coscienza. Ecco, vedete. Allora, come vedete c'è una predominanza di figli di famiglie borghesi, che ovviamente vorrebbero. C'è qualche fricchettone molto contento di portare, anche convinto che la mamma, il papà addirittura, apprezzerebbe molto una nuora, un genero intrecciatore di bimini. E addirittura due sciamannati che pensano che varrebbe la pena di far conoscere ai propri genitori questa grande performer di console. Ecco, però la tendenza è quella, cioè questo esercizio serve per dire cultura alta e cultura bassa, no? Noi sappiamo distinguere tutte le culture, finiamo con l'ultima battuta, e poi tutte le culture distinguono tra cultura alta e cultura bassa, tutte, non è? Gli antropologi non dicono allora studiamo soltanto la cultura alta o allora studiamo soltanto la cultura bassa, gli antropologi dice in che modo le culture distinguono al loro interno certe cose. Pensate alla competenza linguistica. Io parlo decentemente tre lingue, l'italiano, non conto il veneziano ovviamente, ma l'inglese e il greco li parlo abbastanza bene, insomma, li pratico. E questa cosa mi dà un certo prestigio nell'ambiente. Ho vissuto in Macedonia con contadini di semi analfabeti che ne parlavano quattro lingue. La cosa non faceva né caldo né freddo a nessuno. Capito? Cioè, ci sono sempre delle gerarchie di sapere che cerchiamo di costruire. Ripartiamo da qua, allora lunedì prossimo. Grazie. Allora, in mano un secondo solo che c'è da sono mani sollevate, secondo Matteo Codiglia, secondo Spendo il settore. E ritorno a rispondere a voi.